grazie alla dirigente scolastica e al signor prefetto, saluto a tutti voi. Credo che l'occasione di oggi non è un'occasione qualsiasi, perché la scuola è sempre un territorio di emergenza, dove noi ci confrontiamo ogni giorno con quelli che sono i problemi grandi e piccoli delle persone. Sperimentiamo quello che Don Luigi Giussani chiamava il rischio educativo. Allora, l'occasione di oggi è un'occasione significativa che dimostra come la scuola calabrese non si faccia schiacciare dalle tante innumerevoli emergenze alle quali siamo sistematicamente sottoposti. Perché diceva un grande santo del Novecento, San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei, che ci sono sempre una mezza dozzina di buone ragioni per non fare nulla. Allora credo che invece sia importante cercare di mettersi in gioco per affrontare i problemi per quelli che sono. E la scuola calabrese deve migliorare nella sua qualità, così come quella italiana, perché i dati non ci danno ragione, non danno ragione all'Italia, non danno ragione alla Calabria. Se noi andiamo a verificare le competenze dei giovani quindicenni italiani sulla lettura, sulle competenze scientifiche, sui saperi matematici, noi siamo tra il penultimo e il terzultimo posto dei paesi dell'OCSE, un'indagine che comprende 57 paesi. E in questo dato devastante c'è un abisso tra nord e sud del paese. Per cui se noi dovessimo tenere conto di questi dati, il destino del sud è già segnato per i prossimi 20 anni, che si sommano agli altri 150, perché come sapete il sud è entrato nella storia d'Italia da sconfitto, e da sconfitto è rimasto. Allora, una scuola di qualità è una scuola che da un lato punta sul merito, dall'altro punta all'inclusione. Sono due facce della stessa medaglia, sono il giano bifronte del rischio educativo. Allora, una scuola efficiente, una scuola che dà risposte, è una scuola che va in direzione automaticamente dei più deboli, delle fasce meno potenti, di quelli che sono meno inclusi. Dicevano a caso Marx che sono i poveri ad avere bisogno dello Stato. Allora, gestire un comune come un'azienda, un ospedale come un'azienda, una scuola come un'azienda, con criteri vicini a quelli dell'azienda, non è una bestemmia, è una pura necessità. Una necessità per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei meno potenti. Perché se una scuola non funziona, chi ha possibilità economiche va, manda il figlio dopo scuola. Se invece la scuola pubblica non funziona, noi segniamo il destino di intere generazioni. E allora è significativo puntare a una scuola pubblica che dia risposte ai cittadini. In questi anni, con il presidente Scopellini, abbiamo cercato di effettuare degli interventi strutturali. Mi riferisco all'edilizia scolastica, la preside prima diceva che qua c'è un locale in affitto. No, ci sono dei locali in affitto. Allora, abbiamo investito 150 milioni di euro per 436 scuole e altri investimenti si realizzeranno da qui a fine anno sul rischio sismico e altri 75 saranno finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione con fondi regionali. Si tratta dell'investimento sull'edilizia scolastica, sulla sicurezza, sul miglioramento degli ambienti di apprendimento, sull'efficienza energetica più significativo che si sia mai realizzato nei 40 anni di vista della storia della regione Calabria, così come gli investimenti in tecnologie, che sono investimenti importanti, 14 milioni di euro per 246 laboratori, tutti dotati di attrezzature relative ai disturbi di apprendimento, che sono un fenomeno notevole. C'è la stima a livello nazionale che ricorda che il 4,4% dei bambini che sono scolarizzati soffrono di disturbi di apprendimento ed è un tema spesso inevaso, non affrontato, a volte non conosciuto. E allora, dato che nulla succede per caso nella magia del mondo,
Guardate dov'è che abbiamo fatto noi l'inaugurazione dell'anno scolastico eccellenza dal 2010 in poi. Nel 2010 a Rosarno, dove c'era stato nel gennaio di quell'anno grandi episodi di intolleranza razziale, allora un comune Rosarno che era commissariato per mafia. Nel 2011 a Foscato, dove abbiamo iniziato a sperimentare un progetto di cooperazione alla formazione con gli egiziani, del quale poi parlerò, che è attualmente considerato il progetto di cooperazione formativa più importante del Mediterraneo. E quest'anno a Isola Capo del Sud, dove non da un lato, ecco, il già non più di fronte della modernità, da un lato c'è un istituto che secondo la Fondazione Agnelli è il migliore della Calabria, l'Istituto Alberghiero di Isola e di Cutro. Mentre, d'altro canto, c'è anche il campo di accoglienza più grande d'Europa, a Isola Capo del Sud. E allora, in questo tipo di attività, che si dispiegano a 360 gradi, col Ministero abbiamo costituito il progetto Laboratorio Calabria, per andare a vedere e sperimentare le politiche pubbliche nazionali sulla scuola e vedere di replicarle per quanto possibile nella nostra regione. Allora, vi dico solo alcune delle attività che cercherò di finalizzare al tema dell'inclusione. Abbiamo utilizzato i fondi sociali europei con una serie di progetti e i fondi sociali europei sono quei fondi che in genere sono destinati alla riduzione della dispersione scolastica. Quindi le regioni li destinano, per esempio, a corsi per parrucchieri, a corsi per estetisti. In Calabria abbiamo una pletora immensa di estetisti e di parrucchieri, dovremmo essere la regione esteticamente più bella del mondo. Abbiamo realizzato il progetto Una scuola per la democrazia nel 2010, che tende a realizzare un obiettivo importante, cioè aumentare le abilità di base. Mi spiego. Il progetto dell'educazione all'ambiente è straordinario, l'educazione alla pace non ne parliamo, e poi possiamo trascurare le tradizioni, però se qua non impariamo, insegniamo a leggere, scrivere e far di conto, non andiamo da nessuna parte. Quindi un progetto orientato sulle abilità di base, leggere, scrivere e far di conto.